Sabato 31 di marzo, ben ritrovati a tutti dagli studi di Torino e Canavese TV. Come di consueto in apertura la cronaca è di 5 operai leggermente intossicati, tre dei quali ricoverati per precauzione in ospedale e un capannone semidistrutto, il bilancio del violento incendio divampato ieri poco dopo le 18 alla York Design di strada Fornacino 121 bis a Legny. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un macchinario per lo stampo che avrebbe preso fuoco per ragioni ancora da chiarire, estendendosi rapidamente a tutto il capannone. La Yacht Design si occupa di progettare e costruire imbarcazioni e i materiali usati, in particolare legno, vetroresina e polistirolo, sono stati facile esca per le fiamme. Gli operai hanno immediatamente cercato di spegnere le fiamme con le attrezzature in dotazione, ma senza successo e sono stati costretti dal fumo denso e acre ad uscire. Cinque di loro all'arrivo dei soccorsi manifestavano segni di intossicamento. Uno è stato accompagnato all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, due al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, mentre altri due hanno rifiutato il ricovero. Nessuno comunque è grave. Sul posto sono intervenute una ventina di unità dei vigili del fuoco con 12 automezzi e verso le 20 l'incendio era già completamente spento. In strada Fornacino, la Croce Bianca Volpianese e la Croce Verde, i carabinieri, la Polizia Municipale e anche il sindaco di Legny, oltre gli ispettori dello Spresal, della ASL To4, che insieme ai vigili del fuoco hanno cercato di capire quali siano state le cause del rogo. Per la conta dei danni è ancora presto, è andato completamente distrutto tutto quello che c'era nel capannone, macchinari compresi, e risulta gravemente danneggiato il tetto. Ancora cronaca, incidente sulla provinciale tra San Giusto e San Giorgio, è successo poco prima di mezzanotte, quando una ragazza di 25 anni di Chieri ha perso il controllo della sua auto che è finita capovolta nel campo a bordo strada. Fortunatamente la giovane è riuscita a uscire da sola dalla vettura e a chiamare i soccorsi. Per lei qualche contusione, ovviamente molto spavento. E caccia all'uomo che ieri, attorno a mezzogiorno, ha rapinato l'ufficio postale di Castelrosso di Chivasso. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scappato a bordo di un Audi che i carabinieri ora stanno tentando di rintracciare. E i carabinieri di Volpiano hanno arrestato due nomadi, uno di 30 anni e una di 26, entrambi domiciliati nel campo di Via Germagnano a Torino. I due sono stati sorpresi mentre rubavano, dopo averli smontati, 15 termosifoni e una stufa in ghisa da una casa a San Benigno. Il giudice ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma una volta al giorno in un ufficio di polizia della zona. E sono finiti in carcere tutti e tre, invece, i componenti di una banda che rapinava gli anziani della loro pensione con il trucco della falsa postina. Una finta postina fermava gli anziani nell'androne di casa e, con la scusa di un pacco da ritirare, strappava loro la borsa con la pensione o i soldi appena prelevati. Sono le truffe messe a segno da una banda a Torino, sgominata dai carabinieri del comando provinciale. Tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite nei confronti dei responsabili di sette truffe commesse lo scorso autunno. Il gruppo si appostava vicino a banche e uffici postali, dove agganciava le vittime, sempre persone anziane, una delle quali costretta all'uso di una stampella, e le seguiva fino a casa. Durante le perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno trovato il libro mastro dei truffatori. Uno schedario con indirizzi, nomi, abitudini e anche gli handicap delle persone anziane. I truffatori, che si appostavano, come detto, vicino alle banche e agli uffici postali dove agganciavano le vittime, le seguivano fino a casa. E qui entrava in scena la finta postina. Le anziane venivano fermate dalla donna nell'androne di casa, che con la scusa di un pacco da ritirare strappava loro la borsa con la pensione o i soldi e poi scappava.
I carabinieri dei NAS di Torino hanno denunciato un medico odontoiatra del torinese per aver attivato un ambulatorio di chirurgia complessa in assenza dell'autorizzazione specifica sanitaria regionale. Nel corso di una verifica ispettiva svolta presso lo studio dentistico, i militari hanno accertato che il sanitario, una donna di 45 anni, effettuava interventi di chirurgia ambulatoriale complessa mediante sedazione cosciente endovascolare e interventi complessi anche di chirurgia estetica all'interno di una sala chirurgica totalmente priva delle autorizzazioni. La sala e le strumentazioni mediche del valore di circa 150.000 euro ovviamente sono state sequestrate. Irruzione degli agenti della dogana francese ieri sera nella sala della stazione di Bardonecchia dove opera Rainbow for Africa. Lo denuncia la stessa associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Un presidio sanitario è un luogo neutro, rispettato anche nei luoghi di guerra, sostengono i volontari che parlano di un comportamento irrispettoso dei diritti umani nei confronti di un ospite nigeriano. Siamo a un passo dall'incidente diplomatico. Ultimo saluto oggi pomeriggio a Doglianico per Giovanni De Matteis, titolare dell'omonima azienda di Via del Carmine a Doglianico, che è morto giovedì sera mentre stava rincorrendo un cavallo fuggito dalla sua proprietà. I soccorsi erano stati immediati, ma purtroppo per l'uomo non c'era stato nulla da fare. E andiamo a Castellamonte, dove entro 10 mesi cambierà volto Piazza della Repubblica, con un intervento che chiude una lunga, lunghissima vicenda durata ben 8 anni. La palestra di Piazza della Repubblica a Castellamonte non c'è più, rasa al suolo. Al suo posto sorgerà, in questi mesi, una moderna palazzina affacciata sulla piazza. I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di gennaio del prossimo anno. E fino ad allora la piazza antistante l'ex palestra e la casa della musica resterà chiusa. Con l'abbattimento del vecchio edificio si chiude definitivamente un capitolo travagliato, uno dei tanti dell'ex amministrazione della città. Un capitolo aperto 8 anni fa, quando nel 2010 la Canavesana Costruzioni si aggiudicò l'asta pubblica bandita dal comune per l'alienazione della struttura per quasi 600.000 euro. Il progetto di recupero prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione con un ampliamento e il cambio di destinazione d'uso, 18 alloggi e garage sotterranei. Ma non è mai decollato e con l'inchiesta Minotauro dell'anno dopo, che ha coinvolto anche la Canavesana Costruzioni, l'acquisto dell'ex palestra è stato ceduto ad una nuova società, La Palestra, alla quale la giunta Mascheroni ha concesso una dilazione di pagamento. 300.000 euro subito e gli altri incassati dal comune dopo un lungo tira e molla solo nel 2016, 2 anni fa, quando l'ex palestra, finita al centro di una vicenda giudiziaria, sarà venduta dal tribunale di Ivrea, che nel frattempo ne aveva riacquisito la titolarità, alla Bracco Costruzioni, che ora eseguirà l'intervento. Finiscono così nel cassetto anche le feroci polemiche che hanno accompagnato tutta la vicenda, da quelle sull'abbattimento di un pezzo di storia della città alle proposte di riutilizzo come caserma per i vigili del fuoco, per i quali però è stata trovata una soluzione diversa, ma ogni ipotesi di riutilizzo da parte del comune si è scontrata con le esigenze di bilancio. L'ex palestra cadeva a pezzi e venderla serviva a fare cassa, visto che la posizione è invidiabile. Si volta pagina quindi e per il prossimo anno Piazza della Repubblica, quando saranno rimosse le protezioni del cantiere, cambierà volto. È stato emesso il decreto del Ministero degli Interni che stabilisce la data delle prossime elezioni amministrative. Si vota domenica 10 di giugno con eventuale ballottaggio a distanza di 2 settimane e quindi il 24 giugno. I comuni al voto nella provincia di Torino sono Bibiana, Borgo Masino, Chialamberto, Ivrea, Lauriano Mati, Orbassano, Perona Canavese, Quagliuzzo, Rivarossa, Scalenghe e Scarmagno.
E la conferenza regionale per il diritto allo studio ha dato il via libera al calendario scolastico del Piemonte 2018-2019, che ora dovrà essere approvato dalla giunta regionale. Si parte lunedì 10 settembre, ma il prossimo anno scolastico riserva ponti e vacanze lunghe. Quelli inseriti nel calendario sono per ogni santi da giovedì 1 novembre a domenica 4, l'8 dicembre festa dell'Immacolata e sabato, quindi le scuole sono chiuse. Le vacanze di Natale iniziano sabato 22 e si concludono il 6 gennaio, confermata anche la sosta per il carnevale dal 2 marzo al 6 compreso e a Pasqua vacanze lunghe dal 18 aprile fino a giovedì 25. E ora torniamo a parlare delle giornate di primavera del FAI per andare a conoscere una delle residenze private che hanno aperto i loro battenti al pubblico, il Castello di Banchette. Tra gli edifici visitabili durante le giornate FAI di primavera, anche il Castello di Banchette. All'inizio del 2013, la proprietà del castello passa alla famiglia Quaglia. E l'intenzione dei nuovi proprietari è quella di offrire a tutti la possibilità di godere dell'eccezionale bellezza di questa location unica, finora chiusa al pubblico, ridandone nuova vita e rendendola disponibile per eventi memorabili. I lavori fatti in questi anni hanno riportato il castello ed il parco al loro antico splendore e per la prima volta, in collaborazione con il FAI, si sono aperte le porte della fastosa dimora storica. Una residenza che porta con sé secoli di storia. Seguendo il magnifico e lungo viale alberato, si viene colti quasi di sorpresa quando, dopo l'ultima curva in mezzo al verde, si apre davanti ai propri occhi l'imponente bastione sovrastato dalla torre, dalla merlatura a forma scalare, caratteristica del castello. La balconata del parco offre un panorama d'eccezione sul fiume Dora e sulla natura mozzafiato di uno dei più bei fiumi d'Italia. Infiniti sono gli angoli suggestivi del parco secolare, un vero gioiello di cui pochi conoscono la storia. Verso la fine del 1200, poco distante dall'abitato di Banchette, sorse una casaforte di forma quadrata, con ingresso per ragioni di sicurezza all'altezza del primo piano, con poche e strette finestre, aperto nello spessore dei muri. Qualche decennio dopo, questa costruzione fortificata si abbellì e diede origine al castello baronale, o castello del feudatario minore. L'aggiunta di una torre sul lato della casaforte, oltre che conferire un tono di castello, garantiva un'ottima difesa in caso di necessità. Nei secoli XV e XVI si arricchì di una cinta e piccole costruzioni addossate a questa, restando sempre nello schema del castello baronale. L'incuria degli uomini portò poco per volta alla rovina l'edificio, tanto che la metà del 1800 esistevano solo più le murature esterne, diroccate in più punti. Fu poi ricostruito con molto buon gusto. Visto da vicino, rileva la grazia del suo stile e fa spicco tra gli alberi che lo circondano, per il colore dei mattoni a vista, su cui il tempo ha steso la sua patina. Il tetto, con merli a coda di rondine, presenta una curiosa forma scalare, che raramente si riscontra nei castelli. Il restauro di quelli che erano solo più ruderi fu operato dalla famiglia Pinchia, che aveva ottenuto il titolo nobiliare dal re Vittorio Medeo di Savoia, e l'ultimo dei suoi esponenti, Emilio Pinchia, politico, scrittore e poeta, conte di Banchette, affidò a Taviano Germano, collaboratore di Alfredo d'Andrade, il compito di far diventare il castello una residenza per più gruppi familiari, così come si presenta oggi agli occhi dei visitatori. Siamo in chiusura, non mi resta che augurare a tutti voi una buona Pasqua e buona Pasquetta. Vi ricordo che per gli aggiornamenti in tempo reale potete sempre consultare anche la nostra pagina Facebook e la nostra app, che è scaricabile gratuitamente. Grazie e buona giornata.